Buonasera a tutti ragazzi, buonasera. Questa sera ho il capello un po' storto, vabbè. Aspetta, ma ottimizzo. No, ma non le metto qua. Le metto qua. Devo fare i tavoli pieni. Oh, ce la faremo, eh. Vai. Qui e qua, guarda. Bene, mettiti lì. Siamo qui. Qui e qui. Posta questo. Eccoci qua. Qua, vieni qua. Benissimo, prego. Bravo, esatto, ci avete più visibilità. Perfetto, ok, bene. Almeno riempita, tieni. Eccoli qua. Lui è solito, non si vuol fare vedere. Bravo, saluta. Per la gioia delle signore, il 127, tutto per voi. Vai. Benissimo, guarda. Mettiti in gioco stasera. Vai, io sto andando, Vai. Ma il nostro amico Domenico ci è venuto a trovare. Sì. Oh ragazzi. Ci siamo. Un applauso, voglio sentire un applauso. Ragazzi, vai, calchiamoci. Ci siamo, perfetto. Bene, abbiamo avuto qualche defezione, stiamo cercando di aggiustare. Roberto, buona serata. Non c'è problema. Buonasera a tutti, io mi chiamo Celestino, sono colui che ha inventato questo format che si chiama Serata dei Singoli in Tour. Sono oramai 15 anni che vado in giro per l'Emilia Romagna, per l'Italia, eccetera, a portare le note di questo format. Stasera siamo qui appunto al Glass di Milano e inizieremo la cena, buon appetito. Noi siamo qua per mangiare e abbiamo anche fame, quindi adesso iniziamo e mangiamo. Buonasera. Ma come dico soprattutto è sempre io, noi siamo qua per risvegliare farfalle, ragazzi. Farfalle nello stomaco. Lo scopo principale di questa sera è quello. Siamo qua per risvegliare emozioni, quella cosa che qualche volta si sente nella vita e poi ce la dimentichiamo perché siamo troppo indaffarati, ecco, stasera noi siamo qua per questo. Quindi a tutti voi vi è stato dato un numerino, questo numerino va tenuto bene in vista perché quando voi non avete l'obbligo di flirtare solamente con la persona che avete davanti o di fianco, dovete guardarvi attorno. Quando vedete una persona che vi piace, prendete carta e penna che trovate in tavola e scrivete un messaggino. Ecco, 19, come ti chiami? Donatella, da dove vieni Donatella? Da Milano. Da Milano, yes. Cosa fai di bello in vita? Imprenditore. Centri commerciali. Centri commerciali, fantastico, complimenti. Bene, tu come vorresti il mondo ideale? Ricco, bene, così facciamo un altro centro commerciale, perfetto, e mai lo faremo, grazie. Sì, aspetta, devo dire una cosa. Wow! Bello il nostro pirata stasera, wow, bellissima. Se volete scambiate di fiera, vabbè dai, ma è uguale, dai, effettivamente non cambiamo nulla. Va bene, poi magari qualcuno arriva ancora. Ok. Sto più chiamando sta da niente. Adesso signora? Qui. Grazie. Lì è capotato. Qua? Questa sta arrivando, ho detto. Volevo provare a chiamarle con questo numero qua. Intanto buon appetito ragazzi. Vedo che siete molto affamati, adesso non mi dilungo. Dov'è il piatto il cesto? Non ce l'ha. Prendine una. Cavane una. Vai.
Certo, 141, ma non è libero. Ti ho fregato. Grande. Possiamo toglierlo quello, eh? Possiamo toglierlo se mi dà fastidio. Tanto ormai siete seduti, deve arrivare ancora gente. Hai visto che sono un ragazzo molto più. Daniela, dimmi se sei qui. Allora dove sei? Buonasera signori. Buonasera. Figlia dei fiori stasera, sì. Che però non mi vede nessuno perché nessuno mi riprende. Stasera abbiamo anche un soccorritore tutto per noi, se qualcuno si sente male facciamo le corna, magari una respirazione bocca a bocca, questo, è vero? Bravo, sei carina sì, eh? Grande, lo so che non si fa più però sei carina, se merita sì, eh? Senza neanche la pocket mask, eh? Non serve? Sì, sono stata anch'io, sì, per quello. Madame, buonasera. Ah, vogliono vedere come sono vestita e come faccio. Devo... Esatto. Mi... Eccola, mitica. Qui abbiamo un tirolese venuto apposta per noi che ci farà un balletto tirolese a fine serata. Ci farai un balletto, vero Dino? A fine serata ci farai un balletto? Lo so che è motociclista. Ci fa il balletto tirolese però. Sì, sì, ce lo fai. Quello tic tac che si picchiettano. Pericoloso? No. Buonasera Luca, salutiamo tutti la Nadiella perché prima non l'abbiamo salutata. Ok, bravi ragazzi, un saluto alla Nadiella, tutti quanti, grazie. Tu no? Ah. È impegnata a mangiare la signora. Casualmente ho voluto metà e metà. Brava, cosa si fa? E mangiare. Maio, maio. Tutto bene. Bene, bene. Piacere, buonasera. Buonasera, buonasera. Ciao, buonasera.
qua ragazzi. Abbiamo capito che bisognava. Ah, io parcheggi, poi vabbè, comunque. 1, 2, 3, qua. Tutti in linea, prego, vai. Le belle mascherate. Wow, bene, bene. Ottimo. Bene, bravo, certo, certo. Sta arrivando anche un signore, l'hai visto? Ha detto lui. C'è un uomo, ha detto lui. Ragazzi, io non lo so, vengono alle 10:30, ma io non lo so. Wow, wow. Back in the morning. In the morning. Hello. Come si usa dire, la domenica grassa, non so, qua siamo grassi tutto l'anno adesso, comunque insomma, sostanzialmente siamo ancora carnevale, perché comunque fino a martedì è carnevale. Allora abbiamo delle maschere, dopo faremo una sfilata Milano e vediamo quella che sarà la più votata appunto tra sì? Voi. Quindi mi sta facendo dire un gran caldo questa maschera, se devo dire la verità. Comunque adesso magari me lo tolgo un attimo perché c'è troppo caldo. Vedo che abbiamo diverse maschere. Dove sono? Abbiamo un signore vestito da Croce Rossino, vedete, uno dei più evidenti. Da soccorritore. Esatto. Ciao, come ti chiami tu? Fabrizio. Fabrizio, bene. Cosa fai nella vita reale? Fabrizio. La Croce Rossa. Ah, anche, allora ha fatto presto a trovare il costume, è andato nell'armadio, ha staccato dalla croce, vabbè, va bene così. Poi abbiamo un cowboy qua, il 119, vedete, un cowboy, dopo lo faremo ballare assolutamente. Allora abbiamo, come ti chiami tu? Domenico. Domenico è vestito da Playboy, ragazzi, quindi ti mancano le orecchie però, eh? Le conigliette di Playboy c'hanno le orecchie, non so. Non so, anche i conigli. Abbiamo una piratessa, ragazzi. Una fantastica piratessa. Come ti chiami, piratessa? Liliana. Liliana, Liliana. Che è una pirata che si trova davanti alla, alla Croce Rossa. Può servire, perché se arriva Capitano Uncino, insomma, Peter Pan, è qua da fare. Va bene, va bene. Poi ci abbiamo, qui non abbiamo maschera. Qua abbiamo una signora, ciao, no, ma io non ci sono. Tu sei mascherata? La donna misteriosa. Donna misteriosa, ragazzi, proprio misteriosa.
infatti non riuscivo a capire. Questa è una bellissima macchina, è veneziana questa macchina. È troppo bella, Non lo sa, però è una dote misteriosa. Poi la faremo sfilare. Allora abbiamo anche la nostra cameraman che mi sembra vestita da Villa dei Fiori, può darsi? Ragazzi, questo era un... La Mirka, eccola qua, insomma, tipologia anni 70. Wow, benissimo, ma che capelli lunghi, ma è da allora che non li tagli? Ah, sono cresciuti, benissimo, abbiamo anche una figlia dei fiori. Bene, perfetto. Poi abbiamo queste tre fantastiche donzelle che adesso hanno riposto un attimo la maschera, perché l'ho messa la prima volta, giustamente, che sono vestite da maschere veneziane, insomma. Poi le vedremo sfilare, magari ci sarà anche qualcun altro che ha vestito, però non lo vediamo perché c'è tutto nella borsa. Lui guarda, è vestito da tirolese. Esatto, abbiamo il nostro Dino che è vestito da tirolese. Il problema è che lui è proprio un tirolese, quindi non è, si è vestito come ci si veste nella sua terra. Originale da tirolese. Alzati, dai, scusa, fatti vedere. Guardate che roba, ecco. Ieri sera avevamo una ragazza che era molto alta, volevo un uomo alto. Sì, ma devo andare lontano per riprenderti tutto, cioè, non ci stai ragazzi, tutto dentro. Che pezzo, un uomo tirolese, la roba che... Ma questa è anche in inverno, si sta così, sì, vero? Aspetta. Cioè, aspetta. Corte, ah, ok, questa è la maniche corte, perché adesso è già primavera ormai. Poi dopo invece c'è quella maniche lunga. Bravo, complimenti, bene. Ottimo, ma poi faremo la sfilata, le foto, tutto quant'altro. Cioè, il signore qua è vestito da cameriere, vedete tutto di nero, lui è vestito da cameriere. Molto bella anche questa maschera qui, perfetto. Bene, bene, bene. Allora, chissà se è arrivato qualche messaggio. Abbiamo già qualche messaggio perché devo mettere in moto il meccanismo. Ecco. Allora, stavo dicendo prima, era ora di mangiare. Aspetta, no, vado a fare foto, sì. Ma ne frega. Voi non avete l'obbligo di flirtare soltanto con la persona che avete davanti. Potete, dovete guardarvi attorno, quando vedete una persona che vi piace, prendete carta e penna e scrivete un messaggino con quello che vi esce dal cuore. Vi firmate con il vostro numero identificativo, fuori scrivete a chi lo dobbiamo portare. Qualcuno ti ha iniziato a scrivere, adesso comincia a uscire. Oh, Mirka! Poi dopo stavo dicendo che qualcuno ha già iniziato a scrivere, precisamente avrei un messaggio per la numero 30. Ragazzi, chi è questa donna fortunata? Donna numero 30. Ah, oh, è lei? Oh, che fortuna, ragazzi! Ciao, numero 30, ciao! Come mai il numero di 2 anni? Come dire? Vabbè, non filmare, se si perdona. Qui ci sono come li chiami, dai. Scusate. Rosy, bel nome, e cosa vuoi dire? Non si può dire, è sposata. È sposata. No. Da dove vieni? Allora, origini calabresi, ma abita a Palazzo, insomma. Cosa fai nella vita? Una responsabile contabile. Quindi hai a che fare con i numeri di milioni. Benissimo, è un uomo ideale come lo vorresti? No, per favore, questa domanda no. No, questa domanda no. Io ricco lo voglio. No, è già ricca lei, con tutti i numeri che hai in testa. Un aggettivo, uno solo. Non ci sono più uomini di una volta. Ma qualcuno c'è di una volta qua. Ma chi è di una volta? Mi sembra che ci siano. Devi crederci. Abbiamo 35 uomini, lui fa il play qua con spesa, questo va a soldi. Allora, guarda, questo messaggio, spero che questo messaggio cambi la vita. Ma costi caro? No, non lo so. Ma devi crederci, assolutamente. Bene, 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 alla nostra contabile calabrese. La Calabria è bellissima,
Allora, vediamo un attimo. Numero 11, 1-1. Chi è la numero 11? 1-1. Dov'è? Dov'è? Oh, eccola qua, fantastic. Guarda che adesso mi siedo proprio, c'è il posto, guarda. Ciao, come ti chiami? Sabrina. Da dove vieni, Sabrina? Sono siciliana e vivo a Milano. Siciliana e vive a Milano. Insomma, ne ho interrogate due, una dalla Calabria e una dalla Sicilia. Complimenti, tu cosa fai? Insegno. Un insegnante, perfetto, fantastico. Sarai l'orgoglio della scuola. E come vorresti l'uomo ideale tu? L'uomo ideale è sincero. Allora, l'uomo ideale per lei è l'uomo sincero. Esiste l'uomo sincero? No. Come no? Come no? Pronto, capitano? Guardami. Vai. E vai, la foto con la maestra. È ideale perché c'è solo un'idea, ecco. Cioè l'uomo sincero praticamente lei dice che non esiste. Allora devo dire che degli uomini bugiardi ce ne sono, perché stasera ne sono mancati parecchi, però ci sono degli sinceri che invece sono venuti, eh. Dobbiamo premiarli, dai. Tieni questo messaggio e speriamo che questo messaggio cambi la tua vita. Sei emozionata? Un po'. Fammi sentire il cuore. È molto emozionante. Oh, non so, io sono solo il postino. Ti trasmetto. Rispondi così saprai. Allora ragazzi, allora, allora, allora. Chissà, chissà, chissà. Chissà se il nostro cameriere è in grado di... Oh, altra parte. Passami la luce. Allora ragazzi, io vorrei capire se fra tutti questi uomini che sono qua stasera abbiamo degli uomini romantici. Non lo so se c'è del palle. Che facciano ballare queste belle donne. Si rompe il telefono, guarda che si rompe, io te lo dico. Vediamo un po'. Adesso fanno passare le luci. Uomini, pensate di invitare le vostre donne a ballare? Perché veramente ne vale la pena, sono molto belle questa sera, sì. Molto molto belle. Vediamo un po'. Non ho capito. Tutto boccato di ossigeno, un po' di coraggio. Qui stiamo facendo la foto bellissima. Come senti? Le foto ce l'ha la mia casa. Ho messo sulle luci. Sono rovinato. Vedete, il 126 si sta guardando attorno. No, il 126 si sta guardando. Oh, ehi! Qui siamo andati a romanticismo 100%. Vabbè, poi accenderemo. Forza ragazzi! Forza! Dov'è il flash qua? Dove va? Wise man say only blues crush me, for I can help falling in love with you. Will it be easy for I can help falling in love with you like a miracle surely to the sea. The wings of ghosts, something are meant to be. Take my hands, take my whole life too.
potessi darmi soitus salvi al vittimi te my hands take my whole life through, for I can't help falling in love with you. Ragazzi, abbiamo già 6-7 coppie. I can't help falling in love with you. Beh ragazzi, una buona partenza, eh? Abbiamo già fatto 6 coppie, eh? Oh, e se prima...
si sono già fatte. È una cosa incredibile, ragazzi, Dio lo fa e li accoppia, ma anch'io andrò poi in paradiso. Abbiamo fatto 10 coppie in 30 minuti, è una roba incredibile, ho visto già dei baci volare, altro che farfalle, qua ci sono le aquile, ragazzi, oh, stiamo andando alla grande, è vero che gli amori sforzano la primavera, le giornate hanno un pizzico di primavera, comunque insomma. Complimenti a tutti, bene bene. Sento odore di primi, fra poco arriveranno i primi, quindi ci mangiamo questo bel primo. Intanto guardo se c'è qualche messaggio. Allora, intanto che abbiamo agitato le farfalle, è arrivato un altro messaggio per la numero 30. Siamo belli, è arrivato un altro messaggio per la 30. Ah, ma oh, ma qui si cucca, che te devo dire? E beh, oh, è l'obiettivo. Qui ragazzi si va alla grande. Te lo dico, caro, no, cacchio. Allora, si leggeva che appunto... Allora, un'altra donna, ma guarda questa bella fata, questa principessa azzurra dei capelli turchini, ma che meraviglia! Scusi, ha qualcosa a dire lei? Oh, che sì, bella, ma è proprio sempre questo tavolo! Numero 26, ragazzi, 2 sì. Chi è questa donna fortunata? Oh, ciao! Come ti chiami? Claudia. Claudia. Da dove vieni, Claudia? Da Milano, yes. Cosa fai di bello la vita? Una maestra! Ragazzi, abbiamo avuto il maestro per questo mese. Tutta una maestra buona cosa. Oh, infatti, va bene. Ascolta, tu da dove vieni? Cioè, vabbè, no. Ok, sei originario di Milano. Okay. Come lo vorresti tu? Gentile. A volte lo fanno i soldi che chiamo gentile. Simpatico. Non brontolone, cioè non brontoliamo le donne. Uomini simpatici, snelli. Ma sono io? Oh, anche un uomo sexy. Ascolta, io non ne intendo molto di bellezze maschili. Come deve essere un uomo per essere sexy? Ma adesso perché? No, deve avere, a me no, per me si fida. Deve avere quella tua cosa. Come diceva tutto, no? Ci vuole il cashmere, no? Così, no? Lui diceva cashmere, poi non l'hai capito. Qualcosa che affascina. Bene, guarda, io ti auguro che tu trovi l'uomo che desideri, anche se spero per almeno 8-10 volte, vorrei essere nata, se no mi tocca andare in cassa integrazione, ragazzi. Se faccio subito tutte le copie, io qua manco senza lavoro, cioè, venite 8-10 volte, dai, poi vediamo. Ci accomodiamo. Intanto qua stanno arrivando delle lasagne al forno. Bene, bene, devo dire che sembra anche bella. Buon appetito! Vai, queste belle maschere, guardate! Sì, che meraviglia! Vai! Perfetto! Direi buon appetito allora! Grazie al nostro cameriere, vai! Thank you.
piedi nella manina, nella manina un po' così. Siamo avanti, quello che siamo avanti. Buon per loro, che devo dire? Buon per voi. Dai aria un po'. Ah, vengono dei bei capelli con la parrucca, il cappello. Saremo bellissimi dopo. Bellissimi, stupendo. Ah, allora cosa ci vuoi fare? Non sono neanche riuscita a riprenderti l'acuto prima. Mi sono venuti a prendere da ballare, non so neanche ballare. Cascano proprio male con me. Me la paghi questa? Sei tu la ballerina, non io. Sì, sei tu la ballerina. Io non ballo, lo sai? Me la paghi questa, lei? Beh, però una foto con l'articolo Il ci voleva, eh. No, no, non me l'hai neanche fatta. L'ho fatta, prima. E vai, ottimo! Oh, siete una bella coppia! Ah, sì, sì! Ci vuole lo scaletto! Dicono che si blocca, ma adesso qui sta funzionando, si blocca, dice abbia lui che Ciao Ludmilla. Wow, c'è anche la Margherita. Ciao Marga. Wow, abbiamo anche la Luciana, ciao! Ah sì? È pieno di farfalle qua?
Vai, vai vicino anche tu, chissà che non volino anche da te. Ah, nel telefono fa vedere? Ecco le farfalle della Romero. Io ne ho avuto. Ah, quella di Risse. Abbiamo un folletto azzurro qua. Veramente noi dovremmo lavorare, se ci facessi per primi forse meglio. Come non detto, sempre gli ultimi ci fanno. Ah. Buone le lasagne? Buone, buone? Bene. Poi vado a mangiare anch'io. È il cuoco, deve essere un cuoco. Poi glieli facciamo, dai. Bene. Thank you.
devo. Bon bon bay. Alla salute. Sti uomini qua proprio. Ma. Beh, di nessuno. Come fai a fidarti di uomini così? Che prenotano e poi non vengono. Esatto. È vero, è vero. No, anche discoteca, tutto. Hai visto quante coppie? Grazie. Bene, grazie. Bene, grazie, grazie. Bene, bene, bene. Infatti abbiamo fatto già un sacco di coppie. Sì, sì. Ah, Ianta direi di sì. I 30 li ho compiuti, quindi Ianta ci sono di sicuro. Ne ho, ne ho. No. Sì, quasi, a luglio. Ancora 59. Sei giovane. Giovanissimo. Giovanissimo. Bene. Questo tavolo qua è un'isola felice, ho già capito io, Ci sono le farfalle a go-go qua, Sì? Farfalle? Lasagne. Sono anche buone, sono anche. Sì. Devo dire di sì. Meglio. No, lo metto là. Va fine tonight. E no monies. When momine su. Fra un po' abbassiamo le luci, fra un po'. Quando hai finito di sparecchiare. Allora. Dopo queste buonissime lasagne sono arrivati un po' di messaggi qua. Allora, non fatele rubare, mi raccomando. Devi portarlo da casa. Ma le porto bene a casa. Sicuro sta questo 18. Mi sembra di sì. Sembrerebbe 18. Chi è la numero 18, ragazzi? Ah, eccola qua, benissimo, vai. Sì, dimmi. In base all'ordine di prenotazione. Quindi lei è la 18esima singola e ha prenotato per questa serata. Diciamo che colpa sua. A me la verde mi colpa così. Come ti chiami? Manuela, da dove vieni? Da Milano. Da Milano, yes. Cosa fai di bello nella vita? Impiegata. Impiegata, ha detto con un altro che si è fatto la. Bravo, esatto, esatto. Più o meno. Come vorresti un uomo ideale? Uomo. Uomo. Basta, uomo. Alzi la mano. Alzi la mano, che uomo. Tutti uomini sono qua.
Che ansia! Deciso, un uomo deciso. E poi quando avete deciso perché mi staccate perché. Ma no, ma ci conosciamo da. Conosciamo noi. Guarda, io ti concedo questo messaggio. Ti voglio bene, sì, ti voglio bene. Un uomo che desideri, guarda. È lungo, no, no, a fine le mie serate, 3-4 serate ti mettiamo a posto subito. Guarda che vieni, vieni, non ti preoccupare. Noi abbiamo accoppiato degli ossi duri che neanche vi immaginate. Noi accoppiamo tutto, non c'è problema. Gli ho copiato questo, che era lo scapolo più incallito di tutta Italia. Due. Quindi, a posto. Donna numero due. Ehi, eccola qua, perfetto. Ciao carissima, buonasera. Come ti chiami? Mary. Mary, Mary per sempre. Da dove vieni, Mary? Da Cento di Ferrara. Ma scusa, ma se trovi un uomo a Milano, cioè, quanto mi costa? Ah, si trasferisce. Allora, abita in provincia di Ferrara, ma se trova le farfalle è disposta a trasferirsi. E lo mantiene? Bene. Ci vorrà uno che la mantenga, no? Io pensavo che la vende la casa per venire a Milano. Oh, ma non posso neanche chiedere. Esatto, c'è giusto Roberto, eh? Esatto, diciamo che per rispondere. Potrebbe essere anche uno shock psicologico. Quello no, dici, eh? Vabbè. Ma come lo vorresti quest'uomo? Dici un po'. No, no. Come Roberto? No, 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 lascia perdere. Allora, una persona molto semplice. Semplice? Semplice, semplice. Semplice. Una persona che la faccia ridere. Facciamo il soldetto. Le donne comunque amano ridere, eh? Nel senso buono. Andiamo su compresso. Ah, e deve essere anche fedele. Qui è già un po' più difficile, però diciamo che occhio non vede, cuore non vuole, poi vediamo, vabbè, ecco qua, numero due. Ragazzi, io mi tocca vedere il passo degli uomini. Sono un uomo, non posso vedere. No, 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 tiella la pre... Vabbè, come sono gli uomini del Trentino? Sono fedeli? Sono fedeli? Sono fedeli? Sono sinceri, sono fedeli e fanno ridere. Gli uomini del Trentino al Grazie mille. E vai. Vabbè, me lo fai tu per favore. Allora, qui. Ok. Allora, bene. Porta mia mamma. Numero 132 e poi andiamo un po' in pista, dai. 132, smaltiamo queste buonissime lasagne. È un uomo. 132, uomini, guardatevi il numero. Non c'è, sarà in bagno. Beh, peggio per lui. Ah, dove che sia, o è fuori a fumare? Eh beh, non lo so io che ti devo dire. Vabbè, ci andiamo dietro. A fare un'altra. Poi, numero 22, donna, numero 22, chi è la 22? La in fondo. Ehi, e vai, che fortuna, ciao, ma non si dice quello, come ti chiami? Patrizia. Dove vieni? Serate. Serate, ok, cosa fai di bello nella vita? Una babysitter, ragazzi, chi è che vorrebbe tornare bambino? Ce ne sono qua, eh. Come lo vorresti invece, l'uomo ideale? Soprattutto sincero. E non è, sopra. Oh, se lo spende le luci, è diventata talmente grossa, guarda. È saltata la corrente. Vabbè, va bene, te la rubiamo, grazie, grazie. Allora, l'ha talmente grossa che è scattata la luce, è una cosa incredibile. Vai, 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 un po' di movimento ragazzi, andiamo subito a fare qualcosa di moderno perché il tempo è quello che è.
quindi vediamo un pochino. Dai Roberto, si deve ancora scaldare la serata, ma se vai a letto io buonanotte. Io vi porterei subito in pista, ragazzi, ma subito, 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 vai. Voilà, forza ragazzi, dai, svegliamoci un po', dai. Non so che avete voglia di ballare, voglio fermarlo. Aspetta, poi lo riparto.